L'opera 20-20.000 Hz, ritratto di città, è un'opera che noi abbiamo definito reenactment perché riattiviamo un percorso performativo che nel 1953 fu creato da Luciano Berio e Bruno Maderna come ibrido performativo e radiodramma, una sorta di apolide, che divenne un cavallo di Troia per convincere i dirigenti Rai ad aprire lo studio di fonologia. Studio di fonologia che da lì a un anno divenne fattivo e per almeno 7 anni, 8 anni fu una delle eccellenze mondiali nell'ambito dello studio della musica elettronica, del suono e della voce. E siccome il lavoro rappresentava anche un momento dorato della storia di Milano, perché era una fase di ricostruzione, di uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e anche un momento eccezionale dal punto di vista della copartecipazione nel ricostruire e dare un'identità alla città. Ci sembrava, visto che noi gran parte della nostra vita professionale l'abbiamo passata a Milano, fare un lavoro, un tributo sul ritratto di città, ci sembrava una cosa che avesse un senso, anche perché oggi più che mai Milano continua ad avere una volontà molto forte di avere un'identità dal punto di vista della piattaforma continentale come città di riferimento. Per cui abbiamo fatto un ritratto molto sospeso di dell'identità città e dunque anche del senso della parola, però tenendo la grande eredità di Berio e Maderna, che si basava sul senso del ritratto fatto nel suono e nella voce che abitavano la città. Questo è un progetto molto complesso, hanno lavorato più di 30 persone assieme a me, a Nicolò e ovviamente alla curatrice Chloe Piccoli. E c'è stato un gruppo di ricercatori, studiosi del suono e di varie tipologie. E una delle persone con cui abbiamo lavorato a più stretto contatto è Delia Casadei, che è una ricercatrice, assistant teacher alla Berkeley University, che ha fatto un libro, musicologa, e ha fatto un libro sulla risata e sul senso della risata nell'ambito della storia e di quello che è come oggettivazione proprio di un'emozione nell'ambito anche della ricerca cinematografica e televisiva. E ci sembrava per tanti motivi la risata uno di quei luoghi, uno di quei linguaggi non verbali ma estremamente umani che può rappresentare tante cose, innanzitutto è destabilizzante, spiazzante, ironica, tragica, e per tanti versi ci piaceva che fosse presente in maniera persistente nella performance, nel lavoro, perché rappresenta dal nostro punto di vista un punto preciso quasi di rottura, di criticità nel raccontare una città. Momento storico il nostro che rappresenta sicuramente una criticità a livello proprio di paura generale, dove vengono rimessi in circolo tutta una serie di riferimenti culturali, per cui siamo tutti in un post modernismo, in un post colonialismo su cui fare i conti. Io credo che sia un aspetto questo estremamente interessante, ma deve essere
a mio personale avviso, veicolato in una maniera differente. C'è una sorta di confusione in questo tipo di messaggio che viene dato, che può essere fuorviante e soprattutto che rischia di non servire agli intenti, alle volontà da cui è nato. E da questo punto di vista noi viviamo sicuramente un momento un pochino più soft in Europa e in altri luoghi come può essere gli Stati Uniti. C'è una sorta di new puritanesimo dove tutto è veramente mediato con grande attenzione e sono momenti molto fragili, molto critici, su cui bisogna fare attenzione e dove non bisogna aver paura di continuare ad esprimere un proprio pensiero, perché qualsiasi pensiero critico rispetto a qualcosa che rappresenta un'universalità in qualche maniera è forzatamente costruttivo. Se viene messo a tacere e si costruisce un pensiero unico, un pensiero piatto, non credo che possa servire a niente la ricerca nell'ambito dell'arte.